Ciao e benvenuto da Lisa di Piano Segreto. Il video di oggi è un po' diverso dal solito, si scosta leggermente dai nostri temi centrali perché oggi ti voglio parlare di musica da camera. Recentemente mi è capitato di leggere un bellissimo libro di Bruno Canino. Devi sapere che Bruno Canino è uno dei più grandi pianisti dell'epoca contemporanea, è un grandissimo interprete, fra le altre cose, della musica del Novecento e ha un'esperienza infinita per quanto riguarda la musica da camera, perché ha collaborato con personaggi del calibro di Uto Ughi, Perlman, Accardo, Schiff e via dicendo. Il libro in questione è Il Vademecum del pianista da camera, che è un libro che si legge super facilmente, è estremamente fruibile, scorrevole, molto divertente anche sotto certi aspetti, però si presta anche a una lettura più attenta, perché qui sono concentrate delle vere perle di saggezza. Il maestro qui affronta con un piglio a volte cinico, ironico e molto pungente il tema del pianista nel contesto da camera, dando anche proprio dei consigli pratici, a partire da come ci si deve vestire per i concerti, come gestire le prove con i colleghi e addirittura cosa fare nel dopo concerto. Tralasciando il tema del pianista accompagnatore, per il quale vorrei fare un video a parte perché ce ne sono parecchie da dire, e fammi sapere nei commenti se sei interessato a un video del genere, in questo video vorrei fare un riassunto dei punti chiave che vengono sollevati nel libro. Innanzitutto, per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, la musica da camera si fa quando si è almeno in due a suonare, almeno nella concezione moderna del termine, e ogni strumentista ha la sua parte individuale. All'inizio del libricino Canino solleva una problematica di base, ovvero la credenza che il pianista che si dà al repertorio cameristico, piuttosto che a quello solistico, sia praticamente un solista che non ce l'ha fatta. Nulla di più sbagliato, fa notare il maestro. E il fatto che nei grandi concorsi pianistici negli ultimi tempi si siano introdotte delle prove proprio di musica da camera ne è la prova. Suonare in duo, suonare in trio, in quartetto, eccetera, richiede le stesse competenze strumentistiche di quando si suona da soli, in più con l'aggiunta di alcune problematiche dovute a suonare insieme ad altre persone, però con l'aggiunta anche di alcuni vantaggi. Innanzitutto il repertorio sconfinato e meraviglioso, e poi il vantaggio del contatto umano che non si ha quando si studia 8 ore da soli, chiusi nel proprio studio. Personalmente, nel mio piccolo, suonare con gli altri è sempre stato qualcosa che mi ha fatto crescere sia musicalmente sia umanamente, e per questo lo consiglierei a tutti quanti. Il libro è strutturato in modo molto carino, anche per quello è facile e veloce da leggere, ed è scritto proprio come un glossario, ci sono una serie di argomenti, tutti scritti in ordine alfabetico, e ogni argomento sviluppa il suo tema in qualche pagina e poi i temi si richiamano tra di loro. Non mi soffermerò su ogni capitoletto affrontato nel corso del libro perché voglio invitarti a leggerlo e a fruirne personalmente, quindi quello che vedremo in questo video sono degli spunti di riflessione, sono degli aspetti interessanti che vengono sollevati e che molto spesso valgono per la musica da camera tanto quanto per la musica solistica. Uno degli aspetti più importanti del libro e che continua a riemergere nei vari capitoli è l'atteggiamento individuale di ogni musicista. Ovviamente quando si suona con qualcun altro bisogna scontrarsi con una persona diversa, con un ego diverso, con delle necessità diverse e con uno strumento di solito diverso dal nostro, se non parliamo di quattro mani o duo pianistico. Gli strumenti ovviamente sono diversi per costruzione, hanno timbri diversi, hanno esigenze diverse. Quindi quello che noi dobbiamo andare a fare è cercare di smussare tutte le differenze. Mettiamo il caso che debba suonare una sonata di Mozart per violino e pianoforte con un violinista e abbiamo un passaggio scritto identico, abbiamo lo stesso tema all'unisono identico. In quanto pianista io dovrò ricordarmi molto bene che il violino ha un'emissione del suono completamente diversa rispetto al pianoforte. È più lenta ed è più morbido l'attacco del tasto, mentre il pianoforte, essendo uno strumento a percussione, ha un attacco del tasto bello nitido e definito. Quindi per riuscire a suonare bene quel passaggio insieme senza che ci sia uno scollamento totale, dovrò cercare di fare il suono più morbido che riesco. Il violinista, dal canto suo, dovrà cercare di avere un suono più definito, più pulito e con un attacco del tasto più definito, appunto. Quindi tutti gli espedienti per riuscire a mettere tutti a proprio agio nel suonare vanno bene. È praticamente come quando andiamo in macchina. La regola numero uno del codice della strada non è rispetta il codice della strada esattamente come è scritto. La regola numero uno è
Fai in modo che tutti siano in sicurezza quando stai guidando. Per questo motivo, se qualcuno compie un'infrazione, se un pedone attraversa la strada fuori dalle strisce pedonali, non è che io lo devo investire perché è fuori dalle strisce pedonali. Ovviamente lui sta compiendo un'infrazione, però nell'ordine della sicurezza di tutti, io comunque mi devo fermare. Può succedere che in concerto il mio violoncellista con cui sto suonando abbia un passaggio impestato di note, pieno di scalette, pieno di arpeggi e sia in difficoltà con la velocità. Magari sento che sta arrancando, quindi il mio compito è riuscire a rallentare impercettibilmente per il pubblico, però aiutandolo, mettendolo nella condizione perfetta per riprendersi e per mettere tutte le note una dietro l'altra. Stesso esempio, situazione diversa, magari sto suonando con un clarinettista che ha una nota lunghissima da tenere per 3 battute, io ho il mio passaggio, devo suonare la mia parte, mi accorgo che sta finendo il fiato. E quindi cosa faccio? Cerco di accelerare un pochino il passaggio, sempre impercettibilmente, senza rovinare l'effetto del pezzo, però cerco di aiutarlo in modo che non rimanga senza fiato, poveretto. Che si collega a questi temi, c'è un bellissimo capitoletto sulle prove, ci sono degli aneddoti molto interessanti, molto divertenti che racconta Canino, ma l'aspetto più importante, come ti ho detto all'inizio, è quello di cercare un compromesso, di abbassare un attimo le proprie pretese, di ridurre il proprio ego e cercare di andare incontro agli altri sotto tutti i punti di vista. Questo significa anche non partire prevenuti sulle idee musicali. Se si pensa di avere una buona idea musicale, allora è il caso di condividerla con modo, condividerla però pur sapendo che può essere modificata e quindi si dovrà cercare di andare incontro alle esigenze di tutti. Questo ovviamente non significa non esprimere la propria idea per timore di litigi o di scontri. Farlo con modo e trovare insieme un compromesso. Un consiglio pratico che ci dà il maestro è quello di utilizzare tutti la stessa partitura, la stessa edizione, perché ci possono essere delle piccole differenze da un'edizione all'altra e trovarsi in prova con un tipo di legatura diversa rispetto a quello che ha l'altro e non sapere qual è quella giusta può essere abbastanza scomodo. E poi, quando ci sono all'interno della stessa edizione delle differenze tra la parte del pianoforte, che comprende anche ovviamente la parte degli altri strumenti, e la parte degli altri strumenti che invece hanno solo la propria parte, allora può succedere questo, può succedere che ci siano delle piccole differenze, magari nelle edizioni un po' meno curate, allora in questo caso ci si dovrà rifare molto spesso alla parte del pianoforte perché comprende tutto e quindi in teoria è più completa. Un discorso molto interessante riguarda gli attacchi. Come si fa a partire insieme con un altro musicista? Ovviamente bisogna mettersi d'accordo durante le prove. Di solito non è il pianista che dà l'attacco, ma è lo strumento che suona con lui. Il violino, la viola, il violoncello, l'oboe, chiunque sia. Questo soprattutto per una questione pratica, proprio perché il violinista di solito è al mio fianco, il pubblico è di là, io ho la parte qui, riesco a guardarlo con la coda dell'occhio, vedere il suo movimento del capo, del braccio, poi ci si mette d'accordo e quindi riusciamo ad andare insieme. Viceversa sarebbe un po' complicato. Ovviamente il movimento dovrà essere il più naturale possibile e un elemento fondamentale quando ci si dà l'attacco è il respiro. Infatti mi sono accorta nel corso del tempo che dare l'attacco con la testa oppure con lo strumento che va su e giù, nel caso del violino per esempio, a volte è davvero superfluo. Basta semplicemente ascoltare il respiro, basta che il solista che è accanto a me faccia un bel respiro, pa, e io so esattamente dove devo cadere e non solo so dove devo cadere con il suono, so anche qual è la velocità di stacco del pezzo. Una cosa molto bella da vedere da parte del pubblico è un attacco complessivo, un respiro preso da tutti contemporaneamente e poi si va giù insieme. E questo fa bene per l'insieme del gruppo e fa bene per la direzione del pezzo, per l'energia che si crea durante l'esecuzione. Tra gli elementi più problematici che abbiamo nel suonare con gli altri troviamo la dinamica e l'insieme ritmico. Ovviamente questo vale anche quando suoniamo da soli, facciamo attenzione al repertorio che stiamo suonando. Un forte che troviamo in Prokofiev non sarà lo stesso forte che troviamo in Mozart. Gli strumenti su cui lavoravano questi compositori erano totalmente diversi, le possibilità dello strumento erano diverse, quindi dobbiamo regolarci anche a livello storico. Oltre a questo, quando suono con qualcun altro dovrò anche regolarmi sulla capacità
impotenza del suono che può darmi quello strumento e quello strumentista, che anche quello cambia molto. Dobbiamo ricordarci che il pianoforte e molti strumenti se li mangia. Pensa che in potenza il suono del pianoforte è 18 volte più forte rispetto a quello del violino. In generale Canino dice, basati su questo, se tu riesci a sentire lo strumento che suona con te, gli strumenti che suonano con te, nel caso siano di più, allora significa che anche il pubblico lo sente. Se tu non riesci a sentire vuol dire che assolutamente devi abbassare il tuo volume, perché altrimenti nessuno riuscirà a sentirli. Ovvio che ti capiterà molto spesso di doverti limitare, di sentirti limitato dal fatto di suonare con qualcun altro, perché le potenzialità dello strumento non possono essere sfruttate al 100%, anche se il pezzo è scritto da un grandissimo compositore ed è scritto da Dio. È vero che ci piace di più fare i matti quando abbiamo i nostri bassi profondi, belli, scritti forti, i nostri passaggi pieni di note e fare veramente i pianisti virtuosi, però in questi contesti dobbiamo avere rispetto anche per chi abbiamo a fianco, no? Quindi dobbiamo limitarci, dobbiamo controllarci. L'obiettivo non è mostrare quanto siamo bravi, quanto è bella la nostra parte, l'obiettivo è far sentire che bel lavoro d'insieme viene fuori, se si collabora. Ti racconto questo esempio molto divertente e super realistico che racconta Canino nel libro. A me è capitato un sacco di volte e continuerà sicuramente a capitare, perché è proprio così che succede. Stai suonando con un violinista, stai suonando con un flautista, quello che vuoi, stai facendo il tuo passaggio forte perché hai scritto un bel forte sulla parte, il flautista si ferma, ti guarda, ti dice senti, stai suonando un po' troppo forte, quel forte non è che puoi farlo un po' meno perché non mi si sente. Allora tu prendi la tua matita, guardi la parte e con aria un po' di sfida, un po' sprezzante anche, dici ok, allora cancello il forte e scrivo mezzo piano. Errore gravissimo, dice il maestro. Perché? Perché oltre ai decibel che toglierai da quel forte a quel mezzo piano, poi nell'esecuzione successiva, per fare contento il flautista, toglierai in realtà anche il carattere del forte. Quindi sarà importante che tu suoni col carattere del forte, però ad una dinamica leggermente più bassa. Metti che sia proprio un passaggio dal carattere maestoso, celebrativo. Se tu lo suoni in mezzo piano, con il carattere del mezzo piano, perde completamente tutta l'atmosfera che dovrebbe essere prevista. Per quanto riguarda l'insieme ritmico, invece, emerge un bellissimo spunto di riflessione in queste pagine. Ci sono effettivamente dei passaggi in cui il fatto di andare meccanicamente insieme con il tuo gruppo da camera sia previsto, sia voluto e dia il carattere giusto al pezzo. Ma molto spesso invece il fatto di cercare una sincronizzazione perfetta tra tutti gli elementi del gruppo non solo è estremamente frustrante, estremamente faticoso e al limite dell'impossibile, ma addirittura risulta fastidioso poi all'orecchio. È come quando facciamo suonare una partitura a un computer. È tutto perfetto, tutto a tempo, sincronizzato, tutte le parti cadono esattamente nello stesso posto e quindi dovrebbe essere bellissimo, no? Se è perfetto. E invece, effetto contrario, fa schifo, è inascoltabile e dà addirittura fastidio. Questo perché? Perché manca quel margine di errore umano che noi consideriamo proprio nella nostra normalità, che abbiamo interiorizzato, ed è quel margine di errore umano che rende bellissima la musica. Quindi ovviamente dovremo cercare di andare insieme ai nostri compagni di avventura musicale, ovviamente dovremo darci gli attacchi per partire insieme, ovviamente dovremo scegliere insieme a tavolino come gestire le variazioni di tempo, come rallentare, come accelerare. Tutto questo va fatto durante le prove e va fatto con criterio. E però non dobbiamo cercare un insieme, una sincronia innaturale che risulta spiacevole poi. Quando suoni con qualcun altro, fai attenzione anche a come utilizzi il pedale di destra, il pedale di risonanza. Ovviamente soprattutto per una questione di dinamica, perché più tieni il pedale giù, più i suoni si sommano, si sovrappongono e rischiano di andare a coprire il tuo compagno. Il pedale però è uno strumento importantissimo per riuscire a gestire meglio l'insieme, per riuscire ad ammorbidire i suoni che appunto sarebbero un po' più duri per natura nel pianoforte, come abbiamo già detto, essendo uno strumento a percussione, e che quindi devono essere ammorbiditi per abbinarsi ad uno strumento a fiato, ad uno strumento ad arco. Per quanto riguarda il pedale di sinistra invece, il pedale del piano, attenzione a non abusarne, perché è un grande classico, proprio tipicissimo, quando si suona con uno strumento che non è potente come il nostro,
ovvero il 99% degli strumenti, allora succede questo: si abbassa il pedale di sinistra e si suona tutto il tempo con il pedale giù. Cosa che, se ti è capitato di seguire dei miei videocorsi, sai già che assolutamente non va bene. Perché? Perché il pedale di sinistra va usato per dei momenti speciali, crea un effetto diverso, il timbro del pianoforte è leggermente diverso, quindi va usato solo nei contesti adibiti. Dobbiamo invece imparare a suonare piano sul pianoforte, ovviamente questo con il giusto approccio tecnico. Chiaro che sotto alcuni punti di vista siamo svantaggiati rispetto ad altri strumenti. Quando andiamo a fare un concerto non possiamo certo portarci dietro il nostro pianoforte, quindi dobbiamo in pochissimo tempo adattarci a uno strumento diverso dal nostro sul quale non siamo abituati a suonare. È anche vero però che nel corso del nostro percorso di studi, nel corso della nostra vita, comunque ci confrontiamo sempre con pianoforti diversi, quindi un pochino siamo abituati a cambiare velocemente l'approccio in base a quello che ci troviamo. Un vantaggio nostro è che non dobbiamo accordarci personalmente lo strumento, soprattutto davanti al pubblico, magari in un momento un po' di ansia. E a proposito di questo, cosa che vale anche per quando suoniamo da soli, Canino fa un appunto, dice: lasciate lavorare l'accordatore in pace prima dei concerti, non mettetegli fretta perché dovete fare le prove, perché questo è tutto a vostro discapito. Invece per quanto riguarda l'accordatura degli strumenti che suonano insieme a te, mettetevi d'accordo se accordare gli strumenti dietro le quinte, cosa che molti fanno perché molti non amano accordare lo strumento davanti al pubblico, lo trovano irrispettoso in qualche modo, e devi sapere esattamente che nota dare allo strumento. Se è un violino gli darai il La, oppure gli darai una sequenza di note per accordare meglio il La, lo chiarirete in fase di prova. Se è una tromba in Si bemolle gli darai il Si bemolle e così via. Bene, per oggi mi fermo qui. Spero di aver stimolato un po' la tua curiosità sul tema. Ci sarebbero veramente moltissime cose da dire, quindi se hai delle curiosità, se hai degli approfondimenti che desidereresti conoscere, puoi scrivermelo nei commenti. Se il video ti è piaciuto, ricordati di lasciare un like e per rimanere aggiornato su tutte le prossime uscite, non dimenticarti di iscriverti al canale e cliccare anche sulla campanella. Ti aspetto al prossimo video. Ciao!